Bentrovati da Attilio Scuderi, bentrovati con le notizie riguardanti il mercato immobiliare e soprattutto le notizie che riguardano le nuove tendenze di questo nuovo anno, di questo 2021 che già entra nel vivo. E allora andiamo a scoprire la notizia del giorno con un mercato immobiliare dove boom di box, soffitte e cantine. Attenzione, c'è un più 48%. Ascoltate il servizio. Gli annunci compaiono su siti di varie agenzie immobiliari e segnalano la nuova tendenza del mercato immobiliare in Italia, il boom di compravendita di cantine e soffitte. Dopo i forti cali registrati nei primi due trimestri del 2020, conseguenza dell'impatto della pandemia, il mercato immobiliare chiude l'ultimo trimestre dell'anno con un più 8,8% e oltre alla casa, come emerge dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ora gli italiani vogliono anche una pertinenza e il boom di soffitte e cantine. A fine 2020 aumenta notevolmente la propensione ad acquistare, insieme all'abitazione, uno spazio pertinenziale. La crescita di compravendite di cantine e soffitte è stata infatti del 48,3%, con incrementi notevoli soprattutto nelle aree del nord-ovest, più 71,2%, del nord-est, più 56,4% e del centro, più 42,8%. Tendenza positiva anche per il mercato dei box e dei posti auto, più 11,1%, che segue alla debole ripresa già registrata nel trimestre precedente, più 4,3%. Quindi delle tendenze positive per quanto riguarda i box auto e anche i posti auto e le cantine, con questi numeri che crescono sempre di più nonostante il periodo di grandi difficoltà, con questa notizia, dove la notizia è casa, termina il nostro TG Platinum. Noi vi rimandiamo alla prossima edizione, ma soprattutto non perdete quello che è il nostro portale remax.it/platinum, dove trovate non solo tutte le proposte immobiliari della Remax Platinum, ma potete conoscere anche i nostri fantastici agenti. Alla prossima edizione.